Buonasera cari amici, sono di nuovo in diretta qui con voi con la mia nuova rubrica intitolata La Fionda, perché con La Fionda voglio lanciare alcuni messaggi. E questa sera vorrei un attimino riflettere insieme a voi su questa novità, chiamiamola così, con cui vorrebbero abolire la messa di mezzanotte, anticiparla di alcune ore, si parla dalle 18 alle 20, 20 e 30, ecco. Vi chiedo tra l'altro di condividere questa diretta e di attivare le notifiche. Ora, una cosa molto particolare che nemmeno io conoscevo, ma che ho scoperto proprio da poco, e visto che tutti voi sapete quanto io sia legata a Medjugorje, è aver scoperto proprio nel primo anno di apparizioni, quindi il primo Natale, parlo del 1981, il 23 dicembre, la Madonna ha proprio dato un messaggio specifico, dicendo: la messa di Natale sia celebrata a mezzanotte e non alla sera. Sembra quasi che la Madonna proprio ad inizio apparizioni, quindi proprio durante il primo anno appunto di apparizioni, anticipasse quello che già sta avvenendo oggi. Forse siamo alla fine dei tempi, di quei tempi per cui lei è venuta proprio viva sulla terra attraverso Medjugorje, dicendo tra l'altro che saranno le ultime apparizioni di lei qui sulla terra, con cui ci ha preparato a quello che dovrebbe avvenire. Quindi sembra proprio che lei da subito ha voluto dirci che una delle battaglie che avremmo dovuto affrontare per difendere la nostra fede, per difendere il suo amato figlio Gesù nato proprio per salvarci nella fede, per annullare il peccato e la morte, ecco, ha anticipato proprio questo, di non celebrare la messa la sera ma a mezzanotte. Ora sappiamo benissimo che con le novità attuali, in una chiesa senza memoria, che è stata capace di toglierci tutta la Quaresima, cioè la Pasqua, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù, ecco, oggi vorrebbero annullare, sia lo Stato che la Chiesa che accondiscende, vorrebbero annullarci anche il Natale. La cosa particolare appunto non è quanto che lo Stato stia facendo il suo sporco lavoro, scusate se uso questo termine, di distruzione non solo della famiglia, dell'etica, di tutti i valori non negoziabili, di tutto quello che è umanamente accettabile. Ecco, non è strano che voglia anche distruggere quella che è la nostra fede, quella con cui ci permetterebbe di reagire. Ecco, la cosa strana è che anche vescovi e sacerdoti siano d'accordo su questo argomento, chiamiamolo argomento. Ad esempio, vi faccio un esempio proprio perché l'ho letto, proprio perché è pubblicato. Don Pietro Sigurani ha addirittura detto, si è chiesto come mai c'è tutto questo scalpore per l'orario anticipato, dicendo, io non lo so perché non l'ho vissuta, dicendo che durante la guerra si faceva comunque prima la messa e Dio si adatta al coprifuoco. Ecco, io vi posso assicurare che sono stata nell'ex Jugoslavia durante la guerra proprio a Medjugorje e posso assicurarvi che nemmeno durante la guerra, una guerra veramente senza quartiere, una guerra veramente di religione, dove veramente si voleva annullare la radice della nostra fede, ecco, nemmeno lì, nemmeno durante una guerra cruenta, effettivamente la messa di mezzanotte è stata abolita. Quindi io non so questo sacerdote di quale guerra stia parlando, se non l'unica guerra che realmente è in atto oggi è la guerra contro la nostra fede. Certamente Dio si adatta a tutto, infatti è nato in una grotta, però ciò non toglie che rimane la responsabilità di ognuno di noi in merito a ogni scelta che facciamo, in merito a ogni come dire, accondiscimento oppure difesa del nostro bene. E quale bene supremo è se non la difesa della nostra fede? La CEI non si smentisce di nuovo nel prendere come dire, una posizione alquanto incredibile per quello che dovrebbe ricoprire come istituzione, asserendo che le messe di Natale devono essere fatte in orari compatibili con il coprifuoco a causa del Covid.
Ora, molto strana come presa di posizione, e aggiunge sempre la CEI che le messe di Natale saranno in piena osservanza delle norme. Io penso che una chiesa e una CEI dovrebbe seguire in realtà le norme della chiesa, del magistero, e quindi perché, mi domando, togliere una messa che, come dire, è proprio il nostro simbolo? Il simbolo che ci ha accompagnato per decenni, per secoli, quello della messa di mezzanotte per ricordare proprio la nascita di Gesù, quella messa che veramente raccoglieva, univa le famiglie, quelle famiglie che oggi sono veramente combattute, divise, derise, vilipese, ecco, perché anticipare poi di poche ore a causa Covid, a causa di questa guerra ipotetica che stanno asserendo. Ora io poi mi domando, e insieme a voi anche, perché lo so che tantissimi di voi pensano la stessa cosa, ma se effettivamente il problema è il Covid, cosa cambia con due ore, se non solo il fatto di voler togliere questa liturgia così importante e fondamentale per la nostra fede? Se di Covid si parla, il virus è attivo e agisce esattamente alle ore 20, alle 21, 21 e 30, come a mezzanotte. Io penso che è veramente stupefacente di trovarci di fronte ad una Chiesa che non reagisce, anche perché sappiamo benissimo che tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede esiste il Concordato Lateranense, che è stato modificato fin nel 1985 con l'accordo di Villa Madama. Però già dal primo articolo questo accordo prevedeva che la Repubblica Italiana e la Santa Sede sono ciascuna nel proprio ordine, indipendenti e sovrane. Quindi non capiamo perché abbiamo una Chiesa che dal primo istante, prima ancora di chiunque altro, si è asservita a questo desiderio dello Stato di chiudere tutte e tutti, quando era la Chiesa che avrebbe dovuto invece annunciare la lieta novella del Vangelo, la lieta novella della salvezza, la lieta novella proprio della nascita di colui che è proprio nato per salvarci, ma non salvarci solo nella carne che di cui tutti avremo risurrezione, ma salvarci proprio per l'eternità nella nostra anima. Ecco, quella Chiesa che sembrerebbe aver dimenticato tutto questo, quella Chiesa che teme una morte corporale e che dimentica che la Repubblica Italiana, proprio con quei patti, quei concordati che ho appena citato, riconosce alla Chiesa Cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale. Quindi cos'è più missione pastorale se non celebrare la Santa Messa di mezzanotte in ricordo della nascita del nostro Salvatore? E non solo la Chiesa ha libertà di svolgere la sua missione pastorale, ma anche educativa e caritativa, di evangelizzazione e santificazione. Forse la Chiesa teme con questo che noi ci possiamo santificare, che noi ci possiamo evangelizzare. La Chiesa sta tradendo il proprio mandato primario, che è quello dell'evangelizzazione, e l'evangelizzazione è fatta in primis attraverso la parola, attraverso la liturgia, attraverso la messa. Quella messa poi la più importante è quella messa di mezzanotte, che ricorda la nascita di nostro Signore Salvatore. Infatti si dice anche: date a Dio ciò, date a Cesare, scusate, quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio. Quindi se noi dobbiamo, è vero, sottostare allo Stato, altresì dobbiamo sottostare in primis a Dio e a ciò che Dio ci ha lasciato e ci ha tramandato e ci ha detto nella sua verità eterna che non cambia. Ultimamente, diciamo, all'interno della Chiesa ci sono troppi e tanti cambiamenti, tantissimi incomprensibili. Ora, se la parola di Dio è eterna, perché questi cambiamenti? Ma soprattutto perché questi cambiamenti che dividono e lacerano il mondo cattolico? Lacerati e divisi in nome di chi? In nome di cosa? In virtù di chi? In virtù di che cosa? Ecco, noi tutti cattolici ci facciamo queste domande, come ci domandiamo come mai i DPCM, che sono così intransigenti e così, come dire, altamente
a cui siamo altamente obbligati ad osservare, perché ad esempio con la morte di un uomo paragonato a Dio, un Dio minore, un Deo come Maradona, perché hanno permesso con questi DPCM così stringenti migliaia di persone scendere in piazza a dare sfogo al proprio dolore. E il dolore allora di chi non può partecipare ad una messa a cui crede profondamente, quel dolore che i francesi, seppur laici, ci stanno dimostrando che sentono nel cuore e scendono nelle piazze proprio per chiedere la santa messa che gli è negata. Allora viene da domandarsi, ma noi, culla della cristianità, perché abbiamo il Papa, abbiamo San Pietro nella nostra nazione, ecco, siamo ancora un popolo cattolico noi italiani? Io penso di no. E non solo in questo periodo così di chiusura, di come ci ha detto anche Salvini, no, tutti chiusi ma porti aperti, ma a Roma, che poi è la culla proprio della nostra fede, c'è stato il 27 novembre una grande folla, veramente chilometri di auto e persone che non osservavano il distanziamento, perché è stato aperto un megastore Maximo sulla Laurentina proprio il giorno del Black Friday. Ecco, allora io mi domando perché tutti quanti chiudono un occhio per queste cose così umane e diventano così intransigenti quando si parla della nostra fede, del nostro Dio, e non solo del nostro Dio, dell'unico Dio che è morto e risorto per noi, dell'unico Dio che ci ha promesso la vita eterna e la risurrezione nei nostri corpi. Ecco, noi tutti ci stiamo facendo queste domande, ma non abbiamo risposta. Io mi domando anche perché stiamo accettando in silenzio tutto questo, ci accontentiamo di guardare una messa in TV che francamente per chi è sano non ha valore, anzi è un peccato, diciamo, perché non ci permette di accedere a ricevere il corpo di Cristo, a ricevere l'Eucaristia, a vivere in carne la parola. Ecco, allora io mi domando perché non c'è stata anche proprio in questo periodo di lockdown del precedente, soprattutto, nessuna manifestazione per chiedere che i nostri moribondi negli ospedali venissero accompagnati spiritualmente. Perché abbiamo accettato che sono stati non solo queste persone sono morte sole, senza sacramenti, ma addirittura forzatamente cremate e addirittura senza la santa messa di suffragio per il loro funerale? Ecco, io penso che tutto questo sia uno scandalo, un grande peccato, un ulteriore grande peccato che grida vendetta agli occhi di Dio, un nuovo grande peccato per cui dovremmo veramente attraversare una tribolazione ancora più dura. Se siamo tutti in attesa, io sento di persone che seguono apparizioni di ogni tipo, le più catastrofiche in particolare, posso dire Anguera, dove tutti si preoccupano di quello che dovrà accadere, senza preoccuparsi in realtà delle uniche cose gravi che già accadono. Stanno attaccando la nostra Chiesa, stanno cercando di toglierci, di farci dimenticare la nostra fede, e noi siamo qui tutti in silenzio paurosi. Ecco, ora non so cosa aggiungere se non ancora fare alcune piccole domande e riflessioni. Ma se prima il Natale, la messa di mezzanotte era nel Natale la centralità della nostra fede, ora non lo è più? Cos'è successo perché tutto sia dimenticato in maniera così veloce? E il Papa, proprio il Papa che difende ogni povertà, perché ora non difende il più povero dei poveri, quel bambinello Gesù che è stato ripudiato da tutto e da tutti e che è nato povero in una grotta ed è stato accolto dai poveri? Ecco, tutta questa povertà, il Papa perché non la difende? E questa Chiesa moderna che sembra voler dialogare con tutti, perché non dialoga allora con il suo Dio? Perché la Chiesa non rappresenta ciò per cui ha motivo di essere? Perché la Chiesa accetta che la sua fede venga silenziata? Ecco, io posso veramente dire che vedo all'interno della Chiesa una grande confusione. Sacerdoti poco coraggiosi nel proclamare la verità. Sacerdoti che hanno veramente paura di perdere il tesoro della propria tranquillità, senza il timore però di perdere il tesoro più prezioso, il proprio Dio.
Stiamo assistendo anche alla chiara e forte volontà dell'UE di abolire addirittura la messa di mezzanotte. Per il momento ci stanno dicendo solo che l'anticipano, ma io temo proprio che avremo, tra virgolette, la brutta sorpresa di non poterla vivere nemmeno la messa di mezzanotte, esattamente così stato come è stato per la nostra Pasqua. Allora io dico, accetteremo anche quello, questa Europa che vuole togliere veramente le nostre radici cristiane. 4 giorni fa, ad esempio, è morto l'ex presidente francese Giscard. Ecco, io non so se lo sapete, ma quell'ex presidente francese ha detto a un politico che aveva portato una lettera di San Giovanni Paolo II, dove chiedeva proprio, quando lui rappresentava, era presidente della Convenzione Europea e stavano decidendo proprio la Costituzione europea, ecco, San Giovanni Paolo II aveva chiesto di inserire all'interno della Costituzione riferimento alle radici giudaico-cristiane dell'Europa, proprio nella Costituzione. Ecco, lui ha detto proprio a quel politico che aveva fatto da tramite per portare questa richiesta di San Giovanni Paolo II, ha detto che quella lettera se la poteva tenere in tasca. Ecco, noi vediamo come i politici finiscono. Adesso lui è morto e sarà costretto di colui che doveva difendere, ecco. Quindi noi umani, perché ci fidiamo di tutto, di tutti i tranelli che gli umani stessi ci tendono, e non ci fidiamo invece di quello che Dio ha fatto e che Dio ci chiede e che Dio ci promette? Ci promette un premio eterno a cui noi rinunciamo volontariamente per rimanere aggrappati in qualcosa che comunque ci sfuggirà, che è la nostra vita, quella vita che, come ci ha detto tantissime volte Visca, è passeggera, quella vita che ci dovrebbe preparare all'eternità e che la Chiesa avrebbe il dovere di ricordarci, di formarci, di insegnarci soprattutto ad amare, e che la Chiesa proprio in questo momento sta omettendo di fare come suo mandato primario. Ecco, allora veramente preghiamo veramente per la Chiesa, per il mondo, per l'Europa, per l'Italia, affinché ricordino tutti che San Pietro ha rinnegato 3 volte Gesù perché aveva paura quando Gesù è stato crocifisso, ecco. Ma San Pietro ci ha proprio insegnato proprio il pentimento di quell'errore che ha compiuto e ha pianto lacrime amare e ci ha proprio dimostrato come poi veramente quando si trova Gesù non si ha nemmeno più paura della morte. Quindi quella morte che in tanti temono, rinunciando alla fede, rinunciando alla messa di mezzanotte, rinunciando a tutto ciò che è sacro per salvare quel corpo, come esattamente San Pietro aveva fatto rinnegando Gesù, ecco, poi San Pietro stesso ci ha insegnato come invece il coraggio dello Spirito Santo, la forza della fede in Dio, la forza della nostra fede, il premio eterno, la vita eterna, ecco, ci devono dare quel coraggio che ci fa andare contro tutto quello che sembra inaffrontabile, che in realtà invece appena noi ci abbandoniamo a Dio, sarà Dio stesso a darci la forza per affrontare tutto quanto. Ecco, con questo, cari amici, io vi saluto, vi chiedo preghiere per tutto, ma in particolare vi chiedo preghiera affinché la nostra fede non venga dimenticata. Certo, ciò non accadrà perché Dio stesso ci ha detto che non accadrà, che la sua Chiesa sarà salva perché Lui interverrà. Però ecco, in questa vittoria anche noi avremo il nostro posto, anche noi avremo il nostro ruolo e nessuno di noi potrà, come dire, io sono rimasto fermo. No, perché o si è a difesa o si è contro, non c'è zona franca. Con questo vi saluto. Ciao a tutti.